per i diritti dei poveri, eccezionale. Eroe eterno. La Ciriacus è la fine del mondo. Aveva 38 anni, ben portati, moglie separata di un armatore greco, che novità, era addetta alla segreteria di un diplomatico del suo paese. Per realizzare il suo intento, l'intraprendente signora si trasferì da Roma a Montelepre. Montelepre, un gran bel paese. Perché da Montelepre poi ci fu la famosa sosta di Montelepre. Tu non sai cos'è stata la sosta di Montelepre? No. Ci fu la sosta di Montelepre di Garibaldi. Garibaldi, non lo so ricordato. I garibaldini. Volevano fare l'ozio di Capua. Esattamente. Montelepre era piena all'epoca, parlo del 1860, di autorevoli bordelli. E giustamente i garibaldini, che erano baldi giovanotti, e non certo erano emuli di questi transgender, approfittarono della disponibilità delle donne di Montelepre, ove prese alloggi in una pensione. Vestita con giacca e pantaloni, si diede a battere le campagne circostanti e le pendici dei monti, sperando in un incontro fortuito con qualcuno che le potesse mettere in contatto con Salvatore Giuliano. Dopo alcuni giorni si spostò nella zona di Giardinello, ove era avvenuto uno scontro a fuoco tra banditi e carabinieri. Giuliano avvistò con un binocolo una persona che avanzava a fatica e della quale forse era in attesa. Hanno fatto vedere i film, lei ha girato dei filmati in 8 mm. Decise di mandarle incontro due gregari che l'aiutarono a risalire fino alla masseria di Costamendola, rifugio del capobanda. La Ciriacus fu accolta cordialmente e rimase nella reggia del bandito una settimana. Tra il bandito e la giornalista si svolgono lunghi e cordiali colloqui, e direi anch'io. No? Poi lei tornò a Roma. Allora, vogliamo ricordare che tutte queste storie che noi abbiamo vissuto negli ultimi decenni di rapimenti di donne da parte di banditi pressoché sardi, quasi tutti sardi, finivano tutti a taraluce e vino, nel senso che i soldi venivano sborsati dal marito, dai figli. Ma le vittime non tornavano a casa? No, le vittime tornavano pure a casa, a volte incinte. Per volontà loro. Sì, appunto, a volte incinte. Tra il bandito e la giornalista si svolgono lunghi e cordiali colloqui. Poi lei tornò a Roma, scrisse o gli scrissero, punto interrogativo, una serie di articoli in chiave romantico-avventurosa, atti a coprire il vero scopo della sua missione, definendo i fuorilegge dei bravi ragazzi vittime di una sorte avversa. E chi lo nega? Erano tutti bravi ragazzi, tutti gli emoli di Robin Hood. Come gli ISIS, le due lì che hanno riscattato per 12 sì. milioni, hanno detto che le hanno rispettate, però hanno scopato come ricci. Come ricci, quello che volevano loro. Loro andavano. Loro sì che sono uomini, mica questi quattro debosciati che ci hanno mandato, e perché pagano? Questi sono paga, quegli altri pigliano, gli altri pagano, gli italiani pagano e quelli pigliano. Ovviamente, o intingano, perché è la stessa cosa. E poi loro, vedi come queste ragazze, queste esploratrici, no? Che sono nel cuore della Madonna, per inteso, perché loro hanno detto che tutto in onore osservanti, della Madonna. Osservanti strette. L'odore della Madonna, giustamente sanno quello che vogliono, perché diciamo qualcosa di più. No, glielo possiamo dire, ragazze, noi voteremo contro il vostro ritorno da quelle parti, ma se volete venire qui a trovarci potremo fare gratis un video assieme. Sì. Questi articoli sollevarono enorme scalpore, io me lo ricordo benissimo, non tanto per il loro contenuto piuttosto banale, ma per il fatto che una donna, per di più straniera, era riuscita a contattare il ricercatissimo latitante. Questa per me è la cosa più bella in assoluto. Lo stesso discorso di Totorina. Qualche cronista volle... Non era ancora arrivato il momento di catturarla. Qualche cronista volle adombrare una love story
tra la matura Nibelunga e il giovane Bardetto. C'è stata! Sarebbe una stupidaggine se non fosse così, sarebbe una fesseria. Quella andava soprattutto in onore del grandio Priapo. E poi tutto il resto, ma intanto fammi fare... Una chiamata come si deve. Tra le montagne di Monteleone. Oh. In realtà quell'incontro era stato programmato, ben organizzato e favorito. La falsa giornalista certamente era un agente dei servizi segreti ed aveva avuto... Quali? Ma di tanti, tutti assieme. Tutti assieme. Ed aveva avuto l'incarico di scoprire se quanto Giuliano avesse intuito della parte che gli avevano fatto sostenere a Portella. Quali segreti conosceva e fino a che punto si poteva contare sul suo silenzio. Infine doveva scoprire quali documenti compromettenti erano in possesso del bandito. È chiaro che l'intrigo è sempre così. Quali ritorsioni poteva fare se fosse stato attaccato? È chiaro. È sempre così. Che armi ha il nemico? La gente si stupisce di tanti romanzi dedicati ai servizi segreti, oltretutto di personaggi che hanno fatto comunque parte dei servizi segreti, ma questo è il meccanismo, questa è la logica. Sicuramente Giuliano aveva confidato alla svedese qualcosa di importante, se Gaspare Pisciotta il 6 agosto, il Gaspare Pisciotta era talmente in contatto con la polizia e i carabinieri che lui per muoversi a Palermo si muoveva in divisa da carabiniere. Ma queste cose, cari amici, ci sono scritte qui, perché le dico io. Il 6 agosto 1951 dichiarò, assistetti ai colloqui di Turiddu con la Ciliacus, che gli rivolse molte domande riempiendo molti taccuini. Essa conobbe i nomi dei mandanti ed altri segreti che si impegnò a non farne cenno negli articoli che avrebbe scritto. Pensa un po' che scemo lui. Pensa un po' che scemo. Proprio lo vogliamo dire all'attuale presidente di un'ingenuità proprio infantile. Lo vogliamo dire al presidente di questa Repubblica? Di che cosa dobbiamo dire? Di questo. È inutile, non capirei. Dice, guarda, presidente, no, come lo sa perfettamente. L'attuale presidente della Repubblica lo sa perfettamente chi erano i nominativi che Giuliano ha citato. E quindi? Quegli articoli vengono pubblicati per ingannare lo stesso Giuliano e non scoprire il ruolo assunto dall'avventurosa 007. Più tardi la Ciliacus fu espulsa dall'Italia. Oh, ma guardate, una cosa incredibile, incredibile. Beh, perché lavorava per gente che non era affidabile per l'Italia dell'epoca, dove c'era ancora qualche onorevole persona sul serio. Ma fu espulsa dall'Italia perché prima l'hanno accettata. E poi l'hanno espulso perché rompeva i coglioni, oltre un certo limite no, rompi i coglioni, no? Dopoché aveva riferito a chi di dovere quanto era riuscita a sapere da Giuliano. Più di così. Dopo che ha riferito, l'hanno espulso. Deve essere una bella troiona. Ma ti mai la svedese? No, che c'entra, le svedesi non sono mica tutte troie. No, che... vabbè, ma insomma, sono, no, beh, dai. Sono donne che quando riescono a rivelare qualcosa... ne fanno tesoro soprattutto parliamo di Robespierre, vai. Allora abbiamo detto queste cose e adesso chiudiamo con Portella. Io vorrei agganciare questa cosa a Portella, okay. Perché dice, ma com'è che ci metti allora, questo o quell'altro, perché rendi più conciso il discorso. Perché le questioni sono più o meno le stesse, Allora per arrivare a Robespierre però tiriamo fuori un grande scrittore che è stato completamente dimenticato. Questo è Mario Mariani, di cui fu pubblicata negli anni 50 l'opera Omnia, 1950, non 2050, dalla casa editrice Sonzogno. Buona parte delle opere di Mario Mariani furono messe all'indice. Per chi non lo sa, mettere all'indice da parte della Chiesa vuol dire vietare alle persone cattoliche di leggere le opere di questi personaggi. Questo Mario Mariani era uno scrittore popolare, molto popolare, che si può vedere proprio anche la sua popolarità populistica in queste sue opere,
Però vedi, qui ci sono dei titoli che uno, io questi libri qui li leggevo quando ero ragazzino e poi li ho persi di vista, eccetera. Leggiamo alcune considerazioni di Mario Mariani che fanno pensare, dove diceva Mariani: non resta dunque altro che fare i bagagli, andarsene bisogna. I responsabili se ne andranno con le tasche piene e sconteranno le loro malefatte solo con un po' di disprezzo che si rovescerà loro addosso appena perso il potere. Attualissimo. Questo qui è stato stampato, ve lo dico subito, dalla grande editrice Sonzogno dell'epoca. 47. Edizione precedente anno 1925. Finito di stampare 30 luglio 47. Ma bisogna adattarsi anche a questo. Del resto ci sono avvezzi e noi abbiamo subito il peggio. E ci sveglieremo dall'incubo, ci libereremo. Ai giovani però, a quelli cui fece schifo l'incapacità socialista del 19, a cui ora comincia a dare il volto stomaco il canzonettismo fascista, perché questo qui è giù all'epoca, nel 25, sì, all'epoca c'erano l'uso e l'abuso di cantare certe canzonette sfottenti, molto sfottenti, che varrebbe la pena di riprendere adesso, perché erano ovviamente una risposta al fallimento di presa del potere dei socialisti, di cui sappiamo già molto bene le cose. A tutt'oggi si chiamano catto comunisti. Oggi andrebbero bene queste canzonette che cantavano i fascisti, perché in effetti, ma un canzonette magari accompagnate non solo da solitarie e bevute di olio di ricino, ci servirebbe qualcosa un po' di più. Conditece, studiate e disprezzate gli ignoranti a qualunque partito appartengano. Ma guardate che è proprio la riproduzione storica. Attento, detestate le concioni, la retorica, le frasi fatte, la leggerezza giornalistica, i romanzi polizieschi e i romanzi d'amore. Pigliate sul serio il pensiero e non la forma, la fatica e non le chiacchiere. Detestate la violenza, è roba da isterici, da epilettici, da criminaloidi. È il contrario della forza. La forza è sempre serena, noi saremo sempre sereni al momento opportuno. Ma ciò non toglie che chi deve essere punito non venga punito, giusto? Certo. Appena uno alza la voce, pregatelo di andare all'osteria. Sputate sugli uomini che tentano di farci avanti a forza di gomitate. Sono tutte canaglie. E detestate i politicanti. In un paese serio, la politica comincia alle 19, appena terminato il lavoro. Bravo. È una distrazione serale. Bravo. Chi vuol campare sulla politica è prima di tutto un vagabondo e poi bravo, è sempre un velaio. Mamma, farà sempre, perché lo leggo questo? Un grande. E poi è sempre un velaio, farà sempre la politica di chi lo paga di più. Più vero, sacrosanto. L'hanno messo all'indice. I suoi libri, i preti li hanno messi all'indice. I cattolici non li possono leggere. Vero. Studio. Gli corrompeva i giovani. Quelli che, capito, non andavano più a battersi il petto in ginocchiate nelle chiese. Studio, lavoro, serietà. La patria non si fa grande che con questi tre elementi. Studio, lavoro e serietà. E all'infuori di essi non c'è che il crimine o la pagliacciata. Bravo, bravo. È vero, bravo. Mario Renzi. Matteo Renzi? Allora, proseguiamo con un altro libro. Sempre Mario Mariani? Sì. 20 anni dopo, Mario Mariani, eccolo qua. Sempre edito del grande editore Sonzogno. Ricordiamoci che Sonzogno pubblicò, oltre a Mario Mariani, anche il grande Pitigrilli, quindi siamo a livello appunto della grande editoria popolare e populista. Tra le tante cose che ho sognato qui,
Allora, anche questo è molto interessante e va ben ponderata. La carneficina di tutti i veri artefici della rivoluzione, i marinai di Kronstadt, i contadini macnovisti dell'Ucraina, la rissa da cani rognosi di tutti i capi per la successione di Lenin e l'assassinio freddamente spietato di tutto loro per ordine del più forte e del più astuto sono tutte cose che hanno riportato la civiltà del mondo a epoche primitive e oscure, alle proscrizioni di Sile e di Mario, a torbide tragedie di regni e imperi orientali, alla legge della selva. Questi, gli eredi di questi, sono i cattocomunisti di oggi, ricordiamocelo bene. Non ci indigniamo, perdonammo. Infinite cose abbiamo perdonato. Falsità, menzogne, perfidie. Il loaiolismo diuturno elevato a loaiolismo, cioè Loyola, quindi diciamo pure il gesuitismo. Diuturno elevata a pratica politica, la strage, il massacro, la carneficina esaltate come una specie di nuovo militarismo. Che i gesuiti erano in realtà i successori dei sicari. Esattamente. Erano quelli che per conto del Papa andavano ad rallegrare le famiglie. Le varie corti che non si attenevano agli ordini del Papa. A forza di perdonare, seguitando a sperare, ci siamo incanagliati tanto che abbiamo sbarrito ogni senso di umanità. Tutti i criteri morali di secoli li abbiamo affondati in una gora di cinismo. Abbiamo assistito indifferenti all'esterminio di tutti gli estoni, dei lituani e dei lettoni. Abbiamo visto gli eserciti russi fermarsi un mese davanti a Varsavia per dar tempo ai tedeschi di sgozzare nelle fogne i 250.000 contadini socialisti di Bor, ai quali l'alto comando russo aveva dato il segnale dell'insurrezione. E milioni di proletari coscienti ed evoluti ed organizzati nel mondo o fingevano di ignorare. Si riferisce alla prima guerra mondiale qua. Si riferisce alla seconda guerra mondiale, quando ci fu l'insurrezione di Varsavia e l'esercito russo era a due passi da Varsavia e non intervenne. Sì, ma non ha ammazzato i socialisti, ha ammazzato gli ebrei. No, no, no. Quando l'esercito. La difesa del ghetto di Varsavia. Non c'entra niente, questa è la difesa del ghetto di Varsavia, la difesa. La lotta per il ghetto di Varsavia è avvenuta all'inizio, negli anni 40. Certo, e di qua anche. Nel 45. Ah, fine quando guerra. L'esercito russo si avvicinò a Varsavia, sì. L'esercito non comunista. Sì. Polacco insorse a Varsavia e i russi si fermarono per permettere ai tedeschi di annientare quella rivolta. C'è stato un bellissimo film che mi impressionò moltissimo. E quindi le fosse di Katyn, non c'entrano niente in questa storia. Le fosse di Katyn rappresentano una strage della classe dirigente borghese polacca fatta dai russi. Quando i tedeschi scatenarono la guerra, quando sono entrati i russi poi? Quando i tedeschi attaccarono i russi nel 41? Attaccarono i russi, invasero quella zona della Polonia che era stata occupata in precedenza dai russi. Certo. E scoprirono che i russi avevano fatto fuori durante la ritirata del 41. Appena li hanno fatti prigionieri. Ah, ho capito. Ci fu l'attacco concentrico contro la Polonia. La Polonia, da una parte la Russia e dall'altra parte i tedeschi. I russi occuparono una parte della Polonia, quella più vicina alla Russia, che tra l'altro storicamente era sempre stata sotto la Russia, no? Ricordiamoci che la Polonia ebbe l'autentica indipendenza. E la Russia sono sempre state oscillanti fra una massima dimensione e una minima dimensione. I polacchi sono stati liberati dalla Polonia. Nel Medioevo la Polonia arrivava anche quasi a Stalingrado. Esisteva la Polonia, ma non esistevano la Russia. Certo. I polacchi poi dopo sono stati sempre vittime della Russia e ebbero la loro indipendenza ai tempi di Napoleone, il quale non a caso ebbe una relazione con una nobildonna polacca, ebbe anche un figlio da quella nobildonna polacca,
che rappresentava proprio una sorta di alleanza carnale tra la politica e la geopolitica napoleonica e la politica delle classi dirigenti polacche. Ricordiamoci che poi quella donna, che fu veramente una donna eccezionale, perché effettivamente seguì Napoleone e lo andò a trovare e stette con lui anche quando Napoleone fu isolato all'isola d'Elba. Allora, la Valesca, teniamoci bene, mi auguro che tutti sanno chi è la Valesca. Allora, la carneficenza, eccetera. Noi ci indigniamo, il loyalismo diuturno elevato a pratica politica, la strage, il massacro, la carneficina, esaltate come una specie di nuovo umanitarismo. A forza di perdonare, seguitando a sperare, ci siamo incanagliati tanto che abbiamo smarrito ogni senso d'umanità. Tutti i criteri morali di secoli li abbiamo affrontati, affondati in una gora di cinismo. Abbiamo assistito indifferenti allo sterminio di tutti gli estoni, dei lituani e dei lettoni. Abbiamo visto gli eserciti russi fermarsi un mese davanti a Varsavia per dar tempo ai tedeschi di sgozzare nelle fogne i 250.000 contadini socialisti di Bor, ai quali l'alto comando russo aveva dato il segnale dell'insurrezione. L'aveva fatto apposta, perché permettendo ai tedeschi di far fuori i polacchi, che erano poi polacchi che non sarebbero stati proni al potere comunista che si sarebbe instaurato in Polonia, è stato un gioco a due, per cui i tedeschi si sono comportati contro i polacchi su mandato dei comunisti russi, e questo ce lo dobbiamo ricordare, che è molto importante, sulla connivenza, il di interesse con i russi, perché se io fossi stato tedesco queste strage, ecco, io dicevo, mi ricordo un bellissimo film che mi colpì in maniera particolare, dove si vedevano che questi qui veramente combattevano, andavano da una posta all'altra di Varsavia, stando nelle fogne, e ogni tanto qualcuno usciva e si trovava un plotone di